Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Oggi video regali anticipati di Natale. Ora però iniziamo subito. Allora, oggi vi voglio mostrare due regali. Uno l'ho già aperto e l'altro no. Iniziamo da questo che non ho ancora aperto. Questo mi è stato regalato da una ragazza che ho conosciuto qua su YouTube. Si chiama Antonella, Antoluca 73. Ieri sono stata ad Olbia e ci siamo conosciute. È una cosa strana quella che accade su YouTube perché io questa ragazza non la conoscevo, l'ho conosciuta tramite i commenti che metteva sotto i miei video. Però veramente incontrarla ieri mi è sembrato quasi di incontrare una persona che conoscevo da tempo. Quindi ci siamo incontrate, è stato un incontro velocissimo in un centro commerciale e mi ha voluto portare un regalo che in teoria avrei dovuto aprire a Natale, ma poi diciamo, vista la mia difficoltà nell'attendere il Natale, mi ha concesso di aprirlo prima. Io quindi questo video lo voglio dedicare anche a te, Antonella. Allora, già si capisce che è un qualcosa del marchio Marlou. Lo apro. Come vedi, sono riuscita ad attendere anche dopo che ci siamo sentite. Sono le, ho l'orologio mezzo scarico. Sono le 8 e quasi le 9 meno 20 e io sono ancora in negozio. E apriamo il pacchettino di Marlou. Allora, la scatolina non ve la stavo mostrando, la scatolina è quella di Marlou, anche dell'ultimo gioiello che vi ho fatto vedere in un video. È una collana splendida che rimane in rose, mi piace tantissimo, non l'ho tra l'altro mai vista, ve la mostro. Ha le perle e ha un cuore, dopo vi farò una ripresa ravvicinata perché voglio che si percepisca, cioè non l'avevo mai visto un gioiello di Marlou, presumo che sia di Marlou perché tutto, la scatolina è tutto. Allora, ve lo metto vicino, spero che si capisca. Dopo vi faccio un'inquadratura. E ha le perle che io amo. La collanina è in rose e ha un cuoricino tutto di zirconi. Ha pure la regolazione. Quindi la si può portare tipo choker perché a me piacciono le collane o lunghe o corte. Io ve la mostro. Mi dispiace non renderle molto giustizia. Antonella, io ti ringrazio tantissimo perché evidentemente vedendo i miei video hai imparato a conoscermi e rispecchia appieno i miei gusti, quindi io ti ringrazio tantissimo, mi piace veramente tanto. Vedo se riesco a mettermela. Questa è la collanina, non l'ho ristretta, ora la stringo per vedere. Mi piace tantissimo. Amo i cuori, mi piace anche il rose. Il mio orologio, questo in origine è in rose. La scocca adesso rimane argentata, ma l'orologio è in rose, quindi il rose a me piace parecchio. Io ti ringrazio tantissimo per mi hai detto un piccolo pensiero, per me è un pensiero molto bello. Ti ringrazio ancora e ci rivedremo senz'altro con più calma. Passiamo al secondo regalo che ho già aperto perché è venuta stasera in negozio da me la ragazza che mi aveva dato per il mio compleanno i cioccolati e avevo fatto un video anche su quello e mi ha portato un regalo per Natale.
Il negozio, per chi fosse della mia città, è Trejolie. E vi mostro, l'avevo già indosso, l'ho levato per fare il video, e mi ha regalato questo braccialetto che presumo sia in acciaio. Mi sembra che ci sia scritto che il simbolo sia proprio dell'acciaio, però io adesso non vedo niente. Comunque, mi ha regalato questo angioletto che ricorda tanto l'angioletto di Giampini, forse, o di Giannotti, non mi ricordo se il marchio è quello. E comunque mi piace tanto. Ovviamente questa parte terminale andrà via come va via in tutti i miei bracciali, perché mi piace molto di più la maglia proprio lasciata libera. L'unica cosa che mi è rimasta magra è il polso, quindi va più che bene. E questo è il bracciale. Momentaneamente lo metto con questa regolazione. Sono riuscita finalmente a rimetterlo. Questo è il braccialetto. Io ringrazio tantissimo Ilaria per il braccialetto e Antonella per la collana. Io vi ringrazio tantissimo. Non so che dire. E niente, io vi lascio in velocità al mio outfit, ve lo farò vedere identico a quello che vedrete sul video di Unica Accessori. Ci rivediamo subito dopo. Ho un outfit tutto nero e ho voluto mettere questo cappottino di Danny Rose. Poi ho la borsa portacellulare, quella di Francesca Lecca, in pelle nera. E per le scarpe ho gli stivali di prima donna, quelli con le frange, che ho anche in marrone. Come vi ho detto, ho cercato di alleggerire un po' questo look tutto nero con questo cappotto che ha un colore un po' più sgargiante. Vi lascio agli accessori. Qua. Vi ho fatto vedere giusto come ero vestita, sono ancora in cappotto, cioè sono ancora, mi sono già messa il cappotto perché sto andando via, è tardissimo. Vi mostro in velocità gli accessori che ho su oggi. Ho i miei soliti cerchietti in oro giallo con la luna e poi questo qua che è senza buco, che avevo preso da Maida, a Bergamo. Ho qui gli orecchini che avete visto senz'altro nel video precedente, perché metterò prima il video dedicato a Unica. Poi la collana che mi è stata regalata da Antonella, Antoluca 73, e il braccialetto che mi è stato regalato da Ilaria. Poi avevo sulla collana che mi sono scordata di farvi vedere di Pandora. Che poi Antonella, hai visto, tu mi hai incontrato ieri che ero vestita tutta di nero e avevo il giaccone, quello di Unica, Noemi, bluette e nero. Oggi sono vestita di nuovo tutta di nero e ho voluto mettere questo giaccone. Questo perché io, come ti dicevo, non amavo il nero. Poi, qua ho tutti i braccialetti di Unica più uno di Maida, il braccialetto che mi ha regalato Ilaria, il fermacoda, l'anello di Unica Accessori, questi ve l'ho già detto, sono gli orecchini che mi ha regalato Alice di Unica Accessori e qua i braccialetti che tengo ormai su fissi da parecchio tempo. Il video termina qua. Io ringrazio ancora tantissimo Antonella e Ilaria per questi pensieri che per me sono più grandi di un pensiero. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video. Ciao a tutte!